Diego Lopez, 6 e mezzo. La parata su Icardi a fine primo tempo è da fuoriclasse assoluto. Su gol di Guarin davvero non può nulla, purtroppo. Ma davvero il nostro Digone ci salva davvero sempre il culo in tutte le partite. E questo 6 e mezzo è davvero strameritato. Anzi, mi sono anche contenuto, merita un 7 meno. Abate, 6 meno. Non sbaglia molto, ma arriva sul fondo più di una volta e non riesce a mettere un cross preciso che sia uno. E questo davvero, davvero Abate riusciva bene ad andare sul fondo, mi è piaciuto. Però davvero i cross non ne azzecca uno, e questo lo sappiamo davvero da molto tempo. Quindi me ne faccio una ragione, ma già tanto che sale è tantissimo. Zapata, 6 più. Vince il duello con Icardi, che si perde solo in un'occasione dell'azione a fine primo tempo. Zapata mi è piaciuto moltissimo in questa partita, si è disimpegnato davvero molto bene anche in fase difensiva, è riuscito bene a contenere Icardi, diciamo, nelle maggior parti delle occasioni. E davvero mi è piaciuto Cristian Zapata, e se sta tornando forse quello dell'Udinese, almeno mio, speriamo che sia così, perché davvero secondo me non è molto sottovalutato, sì che non sia un grandissimo e nemmeno un grande, è un discreto difensore centrale che ci può dare una mano. Romagnoli, 6 e mezzo. Il migliore della fase difensiva, più pulito e organizzato delle prime uscite stagionali. Fatica quando viene puntato nell'uno contro uno da Jovetic e sbaglia a non farsi incontro a Guarin, lasciando al colombiano lo spazio per il tiro. Infatti purtroppo Romagnoli, come avete visto, non è riuscito a contenere il movimento di Cardi, che poi lascia una prateria per Freddy Guarin, che scarica il sinistro e sigla una grande rete. Ma davvero molto preciso, molto pulito negli anticipi, soprattutto sui Cardi. E mi è piaciuto davvero tanto Romagnoli. De Sciglio, 6. È anche un voto abbastanza alto, perché secondo me non meritava, però gliel'ho dato. Non sale sull'occasione che porta Icardi a tu per tu con Diego Lopez e sbaglia nel non uscire su Guarin nel momento che decide la partita. Infatti secondo me De Sciglio doveva stringere la marcatura, accorciare e andare a pressare il cavolo di Guarin. E vabbè, ho sbagliato in questa occasione, ma comunque mi è piaciuto in fase difensiva, nel disimpegno abbastanza bravo. Però dovrebbe salire anche lui come Abate, perché secondo me ha il cross, diciamo, migliore di Ignazio, a mio parere. Montolivo, 6 più. Con lui in campo il Milan ha molte più soluzioni rispetto a quando in quella posizione c'è De Jong, bene in interdizione e anche in fase di impostazione. Infatti mi è piaciuto davvero tanto in fase di impostazione, si è visto finalmente un minimo di gioco grazie a lui, il regista. Ragazzi, non lo criticate, perché almeno è l'unico che secondo me ha i piedi decenti, stiamo parlando di piedi decenti. E mi è piaciuto come impostava anche in fase di interdizione, e quindi Montolivo, cioè se andava via lui, secondo me il Milan davvero non ha un minimo, un regista, che non è davvero un regista, però è uno che c'ha i piedi. Kuzka, 6 e mezzo. Nel primo tempo è sicuramente uno dei migliori in campo, poi però termina la benzina e finisce per sparire dal campo nella ripresa. Infatti ragazzi, Kuzka l'ho vista davvero molto ma molto bene, nel primo tempo riusciva a smistare, a far salire il gioco, è davvero un buon centrocampista. Ovviamente non è il suo ruolo, secondo me dovrebbe fare il trequartista, ma noi lo utilizziamo come mezzala perché da trequartista ce ne abbiamo molti. Poi vorrei parlare anche di questa questione dopo, del trequartista. E Kuzka mi è piaciuto davvero tanto, nulla da aggiungere su di lui. Bonaventura, 6. Prova a dare il cambio di passo, ma batte spesso contro il muro eretto da Melo e con Dobbiá. Infatti Bonaventura mi è piaciuto davvero molto, come al solito. Infatti dai suoi cross nascono molte delle occasioni del Milan, però non posso dargli più di 6, perché alla fine non è stato proprio incisivo nella partita. Però era l'unico che cercava il cambio di passo, saltava l'uomo, però davvero con una difesa di Melo con Dobbiá, un centrocampo davvero così roccioso, così potente, soprattutto di forza fisica, quei due centrocampisti sono davvero delle muraglie. Ovviamente non è facile per nessuno, ma grande Giacomo, grande Jack, come al solito, uno che ci mette sempre la voglia e la grinta e l'impegno. Onda, 4 e mezzo, ma ancora da noi gioca. Io avevo detto dalla scorsa partita che questo non andava da nessuna parte, e ancora Mihajlovic che lo schiera, non ho parole. Infatti volevo parlare del trequartista, ragazzi. Io avrei un'idea che sarà venuto in mente anche a voi, di schierare Balotelli dietro le punte. Non so come la vedete, scrivetemelo sotto nei commenti, perché davvero questo Onda mi sta deludendo e dando sempre delle prove davvero indecenti. Magari il Milan non è il suo posto, e allora se ne andasse a gennaio, speriamo. Luis Adriano, 6 meno.
poteva dare anche di meno. Comincia malissimo con un errore a tu per tu con Handanovic e finisce per sparire dal campo nel corso della ripresa. Ha sulla coscienza un altro paio di palloni non sfruttati e tutti nel primo tempo. Infatti ragazzi, noi nel primo tempo abbiamo giocato davvero un'ottima partita, se, a mio parere, con Adriano che davvero si è mangiato almeno due palle gol abbastanza grosse e clamorose dove Handanovic è stato bravo, ma lui sicuramente poteva metterci del suo angolando il pallone e non tirandogli in faccia. Bacca 5 e mezzo, una grande intuizione per Luis Adriano in apertura e poco altro, fa tanto movimento ma non riesce mai a trovare spazio per concludere, non doveva comunque uscire lui a mio parere, perché Mihajlovic infatti sostituisce lui con il grande Mario Balotelli che ne andremo a parlare dopo al 62esimo minuto. Io mi aspettavo una sostituzione di Honda, come tutti noi tifosi rossoneri. Honda era l'unico che non meritava di stare in campo perché davvero è stato invisibile, non toccava quasi mai un pallone. Invece ho fatto uscire Bacca, secondo me scelta sbagliata di Mihajlovic, l'unica scelta sbagliata, perché poi ne ha fatta davvero una che stava per spezzare la partita. Mihajlovic 6 più, fa bene a rispolverare Montolivo nel ruolo di regista, ma è tradito dalla fiducia risposta in Honda nel ruolo di trequartista. Bacca fuori convince a metà, forse era da sostituire Luis Adriano oppure Honda. In difesa fa quello che può con gli uomini che ha a disposizione. Nel complesso però il suo Milan questa volta non gioca male, punti meriterebbe anche il pareggio e soprattutto il cambio di Balotelli che mi è piaciuto davvero molto. Balotelli 7, entra con la giusta determinazione, sfiora il pareggio in due occasioni, un palo e una gran parata di Handanovic. Cosa dobbiamo dire di questo ragazzo? Davvero c'è poco da dire, se gioca così e non si rovina con la testa è davvero un giocatore fenomenale. Sfiora davvero il gol in varie occasioni, batte i calci d'angolo, rischia anche di fare un assist e davvero Balotelli ha sbloccato questa partita, stava per sbloccare questa partita, l'ha spezzata ma la palla non è entrata, quello è stato il problema, però grande partita di Mario, nulla da aggiungere. Poli 6, meno efficace dei giocatori di cui ha preso il posto, ovviamente Juraj Kuzka. Poli comunque ha giocato una buona partita di smistamento e ovviamente non poteva far molto, infatti lui è entrato al 72esimo minuto, 10 minuti dopo l'entrata di Bacca. Secondo me è riuscito a smistare abbastanza bene, ha tenuto bene il campo e sicuramente un'ottima scelta per Mihajlovic. Cerci senza voto, ma perché lo metto nei pagelle? Ma perché lo fanno entrare o fanno giocare 10 minuti? Che senso c'ha? Io non lo so davvero, su Cerci non ho nulla da dire, se ne andasse via, ciao Cerci. Ebbene ragazzi, le pagelle sono finite, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando commentate se siete d'accordo con le pagelle e niente, io vi saluto, ci sentiamo al prossimo video, bella!